Giornata difficile per i trasporti a Napoli e dintorni in concomitanza dello sciopero del personale ANM ed EAV. Per Cumana, Circumflegrea e Circumvesuviana lo sciopero è di 4 ore. L'astensione dal lavoro è stata proclamata dalle sigle sindacali OS, ORSA e CISAL e non viene garantito il servizio negli orari pomeridiani. I dipendenti EAV incroceranno le braccia dalle 17.40 alle 21.40. Il servizio, fa sapere l'azienda dei trasporti, potrà subire ritardi, limitazioni o soppressioni. L'ANM invece garantisce servizi minimi per le linee di tram, bus e filobus. Il servizio è stato garantito stamane dalle 5.30 alle 8.30 e oggi dalle 17 alle 20. Le ultime partenze vengono effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero e tornano regolari circa 30 minuti dopo. Modalità analoghe per la metropolitana. Secondo le aziende coinvolte, lo sciopero non sta provocando particolari disagi. In base ai primi dati forniti dall'ANM, sono rientrati nei depositi 25 autobus su 305. Quattro rapine a pochi minuti l'una dall'altra, i titolari di stazioni di rifornimento carburanti tra Palma Campagna in provincia di Napoli e Sarno in provincia di Salerno. È per questo che sono stati arrestati due cugini, Stefano e Antimo Ranucci. I colpi furono messi a segno nel giugno del 2015. Ad incastrarli le immagini dei sistemi di videosorveglianza. I due erano già stati condannati lo scorso febbraio per lo stesso reato. Avevano anche riverniciato lo scooter per non farsi riconoscere, ma le loro caratteristiche fisiche sono risultate combacianti con quelle rilevabili dalle immagini, da qui l'esecuzione dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della Procura ed eseguita dai carabinieri della Compagnia di Nola e dagli agenti del Commissariato di Polizia di Sarno. Questa è la risposta della città alla voglia di legalità, lo ha detto il sindaco di Ercolano Bonaiuto, aprendo la giornata della legalità davanti a 5.000 studenti della città che hanno sfilato per le strade del centro. Con lui Raffaele Cantone e i vertici locali delle forze dell'ordine. Ieri lo scandalo che ha colpito la città, da controllori a controllati, furbetti del cartellino, stavolta erano dipendenti della Polizia Municipale. 35 gli indagati, tutti in servizio nel comando di Polizia Municipale della città degli scavi, 28 vigili in attività, 5 impiegati amministrativi e 2 in pensione. Ieri i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno notificato gli avvisi di garanzia con la comunicazione di chiusura delle indagini preliminari. Sono stati concessi gli arresti domiciliari all'ex direttore dell'Avanti Walter Lavitola, che era detenuto in applicazione di 2 sentenze definitive e 2 provvedimenti di custodia cautelare. La concessione ai domiciliari è stata disposta in seguito a decisioni del Tribunale di Sorveglianza e dei giudici di appello di Napoli, che hanno accolto le istanze degli avvocati Marianna Febbraio, Anna Savanelli e Sergio Cola. Lavitola stava espiando in carcere condanne definitive per tentativo di estorsione a Berlusconi e per irregolarità nella gestione dei fondi per l'editoria, mentre era in custodia cautelare per la vicenda della compravendita dei senatori e delle presunte tangenti in pregilo. Si è concluso con un rinvio tra contestazioni e urla il congresso regionale dei giovani democratici della Campania svoltosi a Napoli per il rinnovo della segreteria regionale dopo le dimissioni a dicembre di Antonella Pepe. Nella riunione, alla presenza di Michele Masulli per la Commissione di Garanzia Nazionale, ci sono state forti contestazioni sulla composizione della platea dei delegati aventi diritto al voto e nell'impossibilità di arrivare ad un accordo il congresso è stato così rinviato. E con questo è tutto per il momento, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora.